Buongiorno, benvenuti a tutti. Saluto in particolare i miei studenti, ma anche tutti gli interessati a vedere le lezioni. Questo è il canale Open Dante, dove io, Armando Pisani, che sono insegnante di matematica e fisica presso il liceo linguistico e scientifico Michelangelo Buonarroti di Monfalcone, carico le lezioni che tengo nel corso, nei corsi che tengo presso questa scuola. Le lezioni riguardano appunto matematica e fisica dell'indirizzo scientifico e dell'indirizzo linguistico, ma in generale umanistico, e sono divise in diverse playlist che sono distinte a seconda che le lezioni siano dirette al linguistico, nel quel caso hanno la sigla LL, oppure al liceo scientifico, nel qual caso hanno la sigla LS. E poi c'è un numero che individua la materia, M per matematica, F per fisica, e l'anno scolastico in relativo, in questo caso il 22, 23, 24. Le lezioni sono corredate, il video è corredato da una descrizione in cui ci sono eventualmente link agli appunti o materiale didattico che ho usato nel corso della lezione, e sono accessibili tramite il canale YouTube, Open Dante in questo caso, oppure anche attraverso due siti web di cui lascio il link in descrizione. Il mio intento è quello di aiutare i miei studenti, ma anche tutti gli studenti interessati nello studio di queste materie. Nel caso di necessità, dubbi o domande, lasciatemi un commento, una domanda sotto la descrizione, io vi risponderò il prima possibile. Spero che le lezioni vi siano utili e vi auguro un buon anno scolastico. In bocca al lupo a tutti, grazie dell'attenzione, arrivederci e vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella. Grazie di nuovo a tutti, arrivederci. Due parole per indicare il contenuto di questa playlist. Qui trovate le lezioni di fisica tenute presso il liceo linguistico, quindi a indirizzo umanistico, del liceo Buonarroti di Monfalcone, e quindi le lezioni sono, il titolo di lezione inizia con una sigla che è LL per liceo linguistico, F per fisica, A o B per la sezione e un numero per l'anno di corso, terzo, quarto o quinto. E poi segue la data di registrazione, perché come vi ho ripetuto diverse volte, le lezioni vengono tutte registrate in presenza, quindi in diretta. Spero che questo vi sia utile per trovare rapidamente quello che vi interessa, che le lezioni vi siano interessanti e utili. In caso di domande, lasciate un commento e risponderò il prima possibile. Grazie a tutti, buona visione e buon anno scolastico.